Allora, come vedete, siamo all'aeroporto di Istanbul in partenza. Dopo una notte insonne, si vede anche dalla mia faccia. Sono tanti i rimpianti, tante le ricriminazioni, perché sì, usciamo a testa alta con il collare del premio uscire a testa alta, come già i nostri cugini hanno sbottuto sui vari social. Peccato, perché abbiamo affrontato la squadra più forte del mondo, la squadra con più budget sul pianeta, la squadra che, se prendete i 10, le 10 riserve che ieri sedevano in panchina, tutte 10 sicuramente trovano un posto da titolare in tutte le 20 squadre di Serie A, anche le top 5 di questo campionato. Pensavamo di venire qui e perdere 5-6-0. Tutti ci hanno sfottuto quando è uscita la partita contro il Manchester City, che ci avrebbero travolto, e invece abbiamo imbrigliato la squadra di Guardiola e siamo stati lì lì a un passo per pareggiarla e portarla ai supplementari. Finisce la nostra stagione, solo applausi ai ragazzi, solo applausi a Simoncello. Ci hanno fatto commuovere, ci hanno portato in giro per l'Europa e siamo vice campioni d'Europa, non dimentichiamo. Adesso dobbiamo imparare a fare quel salto di qualità per vincere le finali, perché ne abbiamo perse in Europa due consecutive, non dimentichiamoci quella dell'anno del Covid contro il Siviglia in Europa League. Quindi è ora di invertire la rotta, è ora di ricominciare a vincere anche in Europa. Zanga ha detto: non smantellerò la squadra, la farò ancora più forte. Queste sono parole da grande presidente, non prendetemi per un aziendalista, ma sono parole di grande conforto, parole che ci danno una grande speranza, perché tutti i soldi che abbiamo ricevuto per questa nostra magnifica cavalcata in Champions League potranno essere utili per il mercato e per rinforzarci ancora di più. Sulla partita di ieri dobbiamo dire che la difesa è stata strepitosa, temevamo questo marziano biondo norvegese, è stato completamente annullato da Acerbi e da Bastoni. Un plauso anche ai nostri centrocampisti, Brozovic, Barella, che era dappertutto, molto, un po' più in ombra Çalhanoğlu, ma forse sentiva la pressione dei tanti suoi connazionali che ci hanno fermato per tutta Istanbul dicendoci: ragazzi, siamo con voi perché avete Hakan Çalhanoğlu, nonostante quello che dicano i cugini. E davanti un po' sono mancati Martinez e Dzeko. Certo che, allora, io avevo detto Lukaku o Dzeko, questo dubbio amletico. Quando è entrato Lukaku, forse perché eravamo sotto, ma la differenza si è vista. Poi purtroppo il muflone ha sbagliato un gol a porta vuota, ha stoppato il tiro di Di Marco, non è stato brillantissimo. Pazienza, adesso speriamo che resti con noi. Un'ultima annotazione, questo lo dico senza alcun rancore, senza alcuna rabbia in corpo, perché veramente la nostra squadra ci ha fatto sognare. Ma come stanno tutti quegli italiani che cambiano nazionalità? Non dico cambiano squadra, cambiano nazionalità per tifare in maniera così rabbiosa contro l'Inter. Ma come stanno? Questo è l'ultimo video di questa stagione lunghissima. Signori, grazie per averci seguito, mi raccomando, mettete like alla pagina dei Senza Giacca, continueremo per l'estate sul calciomercato, la pancia del tifoso non vi lascerà e ci vediamo il 20 agosto. Forza Inter!